Ciao cari amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo Qigong, un esercizio molto importante, l'esercizio della cupola d'oro. Andremo a descrivere i movimenti del corpo, andremo a descrivere l'ispirazione e i tempi dell'ispirazione e dell'espirazione, andremo anche a descrivere quello che è il lavoro di immaginazione che dovremmo fare, quindi è un esercizio anche molto importante perché unisce come gran parte degli esercizi Qigong il movimento del corpo, la respirazione e l'immaginazione, ma è importante perché dà una serie di benefici molto importanti perché ci permette anzitutto di andare a purificare quindi il cervello, il midollo, quindi è molto importante nelle malattie autoimmuni e nelle malattie mentali. Ma è molto importante anche perché ci permetterà di fare una scansione del nostro corpo, andare a portare via la malattia laddove la troviamo. Molto importante perché ci permetterà anche di costruire intorno al nostro corpo una cupola dorata, ecco perché cupola d'oro, che ci proteggerà dalle energie negative di tutta la giornata. E quindi è molto importante farlo la mattina appena alzati. Dura alcuni minuti, si diventerà sempre più bravi dopo la spiegazione e con la pratica a fare questo esercizio. Il movimento è semplice, si parte da questa posizione, si vanno ad aprire le mani in questo modo, le mani salgono con il palmo rivolto verso il basso in fase di inspirazione. Arrivati all'altezza delle spalle andiamo a girare la mano. E la mano, il palmo guarda verso l'alto, arriva fino alla parte sopra alla testa. E in queste due fasi, quindi una e due, andremo ad inspirare. Poi c'è la discesa, quindi le mani cominciano a guardare verso il basso nel primo tratto e poi dalla fronte in poi invece guardano il nostro corpo, fino ad arrivare alla parte bassa del dantien. Lungo tutto questo tragitto avremo l'espirazione. Adesso andiamo a vedere l'aspetto invece della visualizzazione che dobbiamo andare a tenere durante l'espirazione, durante la seconda parte dell'espirazione, durante la terza parte dell'espirazione che va da questa parte alla testa e la quarta fase dell'espirazione che va invece dalla testa al yin e quindi alla parte del dantien inferiore, quindi abbiamo uno, due, sono due ispirazioni continue e poi abbiamo espirazione, quindi in questo modo, e poi si girano le mani e la quarta fase è sempre espirazione. Allora, nella prima parte, quando alziamo le mani ai lati con il palmo rivolto verso il basso, andiamo ad immaginare che è di attirare sul palmo delle mani l'energia della terra, quindi carichiamo le mani di energia yin, poi rivolgiamo le mani verso l'alto e andiamo ad immaginare di attirare nelle nostre mani, quindi di assorbire, tirare l'energia del cielo fin tanto che i palmi arrivano sopra la testa. A questo punto andiamo ad avere nelle nostre mani l'energia yin e yang, energia della terra e energia del cielo, utilizziamola. Come? Andiamo a espirare e mentre espiriamo con i palmi che guardano la nostra destra, andiamo ad immaginare che nel Baiyui, cioè il punto che si trova sulla sommità della testa, da questo punto entri questa energia. E questa energia vada a purificare il cervello e poi scenda lungo tutto il midollo e quindi attraversi il nostro corpo. Questo lo faremo fin tanto che arriviamo alla fronte. Arrivate alla fronte, le mani guardano verso il nostro corpo e le utilizzeremo come scanner. Quindi le mani come scanner, come se passano in rassegna ogni singola parte del nostro corpo, quindi dalla testa e del tronco, e scansionano il nostro testa e tronco per andare ad esaminare cosa è dentro, quindi a percepire. Scanner percepisce. Quindi è molto importante l'attenzione. Percepiamo una energia diversa, percepiamo con i colori,
con, diciamo, gli occhi chiusi, colori diversi della nostra, del nostro strato energetico, del nostro corpo energetico, per andare a valutare, so che non è molto semplice, la salute dei nostri organi interni. Cerchiamo di vedere, di percepire con le mani quello che sentiamo davanti. Laddove sentiamo qualcosa che non è fluido, ci soffermiamo un pochino di più ed immaginiamo che, o se sappiamo che in corrispondenza di una parte del corpo noi abbiamo male, non so, in corrispondenza dei polmoni, del cuore, del fegato, ci soffermiamo un po' di più e cosa faranno le nostre mani? Da scanner agganciano quel male e lo portano giù, dove? Su Lu Yin, che è l'altro punto importante, che si trova alla base del perineo, da lì va a terra. Quindi immaginiamo di afferrare, quindi scansioniamo, individuiamo il male, lo portiamo giù e lo facciamo andare a terra. Terza fase, quando facciamo questo movimento e le mani scendono giù, oltre ad avere la funzione di scanner, aggancio del male e portarlo fuori da Lu Yin, fanno anche un'altra cosa, e questo dobbiamo tenere presente. Le nostre mani sono cariche di energia, abbiamo preso l'energia della terra e l'energia del cielo, e quindi è come se quando passano davanti a noi lasciano una scia dorata. Ecco perché l'esercizio della cupola d'oro, una scia dorata, ed ogni passaggio che fanno creano degli strati di energia, di scia dorata, che ci costruiscono una cupola d'oro, quindi uno strato di protezione d'oro che non ci allontana dalle energie positive, ma ci libera dalle energie negative, e quindi funge da protezione oro da tutte le negatività che incontriamo nel giorno. Quindi è un esercizio non, diciamo, che richiede anche l'utilizzo forte della nostra immaginazione e concentrazione. Noi faremo questo 7 volte, e potete farlo anche alcuni minuti, e la mattina, è molto importante appena alzati, pensando a tutte queste cose che riepilogo. Quindi alziamo e assorbiamo energia della terra, giriamo i palmi, energia del cielo, cominciamo ad immetterla nel cervello, e quindi attraverso il Baiyui, e penetra e scende nel midollo, e poi facciamo la scansione con le mani del corpo, e come notiamo un'energia differente, o comunque se sappiamo di avere già un male in una parte del corpo, la agganciamo con le mani, e mentre scendiamo con l'immaginazione, con l'intenzione, la portiamo fuori dal nostro corpo. Qual è il punto di fuoriuscita del male? Lu Yin, che si trova tra l'ano e l'organo sessuale, quindi alla base del nostro perineo. Nello stesso tempo, in via automatica, noi siamo consapevoli che tutte le volte che le nostre mani passeranno davanti al nostro corpo e costruiranno, perché cariche di energia di cielo e terra, scie dorate di protezione, che ci daranno protezione per tutto il giorno dalle energie negative. Ci mettiamo in questa posizione, allora alcuni secondi sciogliamoci e carichiamo le nostre mani. L'attenzione ora è sulle nostre mani, perché le nostre mani devono fare il lavoro importante di assorbimento dell'energia, di rilascio di energia, di individuazione, scanner delle energie perverse e dei mali, traino verso l'esterno del male, ma anche di costruzione delle scie dorate, e quindi di qui il nome della cupola d'oro. Un esercizio antico, un esercizio molto importante, che vi invito a praticare tutti i giorni. Quindi noi faremo solamente 7 ripetizioni. Andiamo a assorbire, giriamo il palmo, terra e poi cielo. Palmo verso il cervello, immettiamo l'energia nel cervello attraverso il punto Baiyui. Ora scansioniamo il nostro corpo, vediamo, percepiamo le energie perverse e le portiamo in basso verso Lu Yin, punto dal quale usciranno. E ricominciamo, inspiriamo, giriamo, inspiriamo,
scendiamo giù, passiamo sotto a controllare il nostro corpo, portiamo fuori, costruiamo le nostre scie dorate e ancora inspiriamo, all'altezza delle spalle giriamo i palmi, continuiamo ad inspirare, espiriamo e mettiamo energia nel cervello e nel midollo, scansioniamo il nostro tronco dove sono gli organi vitali e ancora andiamo alla terza ripetizione. Mentre passano le mani sentiamo la scia energetica, la sentiamo, quindi l'energia che promana dal nostro corpo, sentiamo e percepiamo, quindi facciamo questo esercizio con gli occhi chiusi. Andiamo adesso verso l'esterno per la quarta risalita, inspiriamo ancora, immettiamo energia del cielo e della terra, scendiamo, scansione del corpo e portiamo fuori. Adesso andiamo ancora per la quinta risalita, giriamo i palmi, andiamo su, sentiamo come le mani sono cariche di energia, rilasciamo l'energia, carichiamo, nutriamo il cervello, il midollo per tutte le malattie autoimmuni, mentali. Ora scansioniamo gli organi Zhang e Fu, gli organi Yin e Yang che sono associati ai 12 meridiani, quindi gli organi vitali, e portiamo fuori. Andiamo ancora su, inspiriamo e giù ed espiriamo e portiamo giù i mali. Allo yin e poi a terra, l'ultima risalita, ancora una, i palmi verso terra, manteniamo gli occhi chiusi all'altezza delle spalle, palmi verso l'alto e adesso scendiamo, nella discesa nutriamo il cervello, il midollo, e scansioniamo il nostro corpo, ci fermiamo laddove sentiamo un'energia negativa, prendiamo il male e lo portiamo giù all'Uyun e quindi lo restituiamo alla terra. Ora uniamo i piedi, manteniamo gli occhi chiusi, il respiro è naturale, percepiamo delle sensazioni sulle mani nel corpo dopo questa pratica breve ma intensa. Riapriamo, vediamo le nostre mani che sono rosse perché hanno lavorato, quindi abbiamo utilizzato le mani come strumento di assorbimento dell'energia del cielo e della terra, di rilascio di energia del corpo per la purificazione del midollo e del cervello, ma anche come strumento di scansione del male e come strumento di presa del male per buttarlo fuori dal corpo, ma le mani hanno fatto di più. Cariche di energia, ci hanno costruito una cupola d'oro intorno, uno schermo protettivo dalle energie negative che ci proteggerà durante tutta la giornata. E se il video vi è piaciuto mettete un like, condividete, e questo è diciamo la cosa, l'unica cosa che vi chiedo è la condivisione di tutte queste pratiche. Tao Power Life nasce proprio per promuovere e condividere pratiche energetiche della salute che sono state tramandate molto spesso da per secoli da maestro a discepolo, uno ad uno, non erano neanche scritte, poi sono state scritte proprio per metterle a disposizione del maggior numero di persone. Ora io le sto studiando e le sto mettendo a disposizione attraverso questo canale. E mi piacerebbe, questo è l'intento, di raggiungere il maggior numero di persone, perché sono pratiche energetiche tramandate da millenni, che funzionano, che fanno bene. Quindi è la cosa più gradita che potete farmi, è proprio quello di condividere i video e quello anche di commentare la vostra testimonianza laddove una pratica vi ha portato dei benefici concreti, mettete la vostra esperienza a disposizione degli altri, in modo che pratiche semplici, abbiamo le nostre mani per farle, possono dare beneficio a noi, ma al maggior numero di persone. E noi ci vediamo alla prossima pratica di Tao Power Life. Grazie.